Gabriele, quando si compete per il vertice, quando le attese sono sempre quelle di andare a vincere su ogni campo, anche una sconfitta che arriva alla seconda giornata può minare la tranquillità di una settimana che porta alla terza giornata di campionato in casa FC Messina. Ma sicuramente è stato un episodio negativo, però io penso che meglio prima che troppo tardi. È la seconda giornata, dobbiamo valutare la partita come è andata. Purtroppo, come ho detto prima, è stato un risultato negativo, però siamo in tempo per rialzarci e abbiamo 30 e passa giornate per rialzarci. Gabri, fai parte di quello zoccolo duro che già dall'anno scorso fa parte dell'FC Messina. Al rientro da Trapani martedì, alla ripresa degli allenamenti, cosa vi siete detti, magari voi grandi dello spogliatoio, per cercare anche di motivare un po' tutto l'ambiente e i tanti under presenti in formazione? Ma il nostro pensiero è poche parole, tanti fatti, lavorare duro e dare sempre il massimo negli allenamenti. Quello che posso dirti è che dobbiamo ritrovare, diciamo, quello che avevamo l'anno scorso, proprio come dicevi tu, lo zoccolo duro, praticamente belli uniti, compatti ogni partita, l'obiettivo di difendere sempre in modo ottimo in 11 e l'occasione davanti arriva con i bomber che abbiamo davanti. A proposito di bomber, Gabriele, non può passare in secondo piano il rientro di Paolo Carbonaro, un elemento importante della formazione. Lo ha dimostrato l'anno scorso, capocannoniere dell'FC Messina. Avrà la possibilità, dopo aver scontato la squalifica, di esordire anche lui. Ma non nascondiamo che Paolo è la nostra punta di diamante, noi facciamo molto affidamento su di lui. L'anno scorso, come dicono i numeri, ha fatto un'ottima parte di stagione. Poi tra il Covid, tra lui che ha giocato 2 mesi con male, ha fatto benissimo e quest'anno siamo molto contenti adesso che ci sia questa giornata, si torni in campo. Gabri, un'ultima battuta sull'avversario, perché comunque, come normale che sia in queste prime battute, nessuna squadra sta dimostrando di stare benissimo, risultati anche a sorpresa, c'è chi va a vincere in un campo e poi si ritrova a perdere nel campo successivo. In particolare il Troina, sconfitta bruciante la prima giornata e poi un pari importante contro la Cireale, una delle formazioni più accreditate di questo girone I. Non dimentichiamoci che sono 7 mesi che non giocavamo una partita ufficiale, noi come tutte le squadre del campionato è sempre difficile dopo tutto questo tempo essere brillanti. E quindi è molto, molto difficile, sarà molto difficile ogni partita, ci sarà molta battaglia ogni partita, sarà una lotta, una guerra e dovremmo averla vinta sempre noi.